Ciao a tutti! Oggi vi farò vedere il kit creativo Crayola l'Art Station. Si possono fare i vortici di colore e le spirali. Ecco come si presenta. Allora, incominciamo dalle spirali. Nel kit sono già inclusi dei cerchi. Si posizionano sulla questa base e si sceglie una rotella. Ci sono di tre dimensioni, grandi, media e piccola. Io sceglierò la media. E qua, su questa rotella, ci sono diversi buchi, più grandi e più piccoli. In questo caso sceglierò questo buco grande. Poi si sceglie un colore, si posiziona il pennarello nel buco che avete scelto e si incomincia a girare. Se vedete, ci sono questi dentini che fanno sì che la rotella vada nella direzione esatta. Ora, come potete vedere, c'è tipo un nodo, una specie di nodo, però bisogna stare attenti a non uscire. E questo è il risultato. Se per sbaglio fate queste linee storte, basta che lo aggiustate, non c'è problema. Ecco, e questo è la nostra spirale. Ovviamente potrei prendere questa, scegliere un altro buco e farlo anche altre linee, per poi avere una spirale molto grande. Ok, poi si toglie in questo modo e la nostra spirale è pronta. Ovviamente voi potete colorare e abbellirla in qualsiasi modo. Ma ora passiamo ai vortici di colore. Nella confezione c'è questa rotella che si posiziona qua al centro. Posizioniamo il foglio sulla base di questo cerchio. Ci sono due linguette che lo tengono fermo. Con questa altra base si usano i colorante liquido che è già incluso nella confezione. I colori sono i primari, giallo, rosso e blu. Sceglierò il blu. Per azionare il tutto si svita il colorante e si schiaccia questo pulsantone. Così potete vedere che la base gira e si incomincia. Io metto le gocce e si formano dei vortici di colore. Ovviamente il risultato cambia se noi ci avviciniamo di più oppure ci allontaniamo. Potete vedere che io sto facendo dei cerchi. Mentre gira si può vedere che sembrano dei normali cerchi. Ma ora io cambierò colore e vedremo il risultato. Ovviamente questa spirale il colore dominante sarà il viola, perché blu più rosso fa viola. Ok, proviamo a fermarla. Wow! È molto bella! Ecco qua. Non preoccupatevi che quando voi mettete il colorante non andrà in giro perché questo bordo
non lo fa fuoriuscire, ma rimarrà soltanto lo sporco sulla rotella. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, mi raccomando, spolliciate questo video ed iscrivetevi al canale Punta Capo. Ciao!